notissimo Salmo 51 è definito dalla tradizione il miserere, perché comincia proprio con quelle parole: pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità, lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Questo salmo, che nella tradizione sia ebraica che cristiana, è diventato il salmo della domanda di perdono che si leva verso Dio, e racconta dell'esperienza del peccato che Davide re ha compiuto nei riguardi di Uria e della moglie Bezzabea. Siamo al capitolo 11 e 12 del secondo libro di Samuele. Il peccato di orgoglio, il peccato in cui Davide non si rende conto non soltanto di compiere un adulterio, ma della falsità con la quale fa morire il marito di Bezzabea Uria, e di come lui agisce, essendo il re, il garante della verità, con tutta la falsità e l'ambiguità del suo peccato, spinge questo re a fare l'esperienza del grido del dolore, della misericordia. Davide è un grande uomo, ma è anche un uomo peccatore. È fragile e forte allo stesso tempo. E il racconto di questo Salmo, il Salmo 51, che si divide in due grandi parti. I versetti 2-16 ci presentano l'esperienza del riconoscimento del peccato di Davide, e i versetti 17 e 21 ci presentano il desiderio di verità, di sincerità, che Davide e attraverso lui tutti coloro che leggono questo Salmo vogliono vivere. Il Salmo chiede dunque perdono per la colpa e purificazione dal peccato. Che cos'è il peccato? È la domanda che tante persone si pongono. Il peccato è l'avversione contro Dio. Il peccato è il rifiuto del primato di Dio nella nostra vita. Il peccato è il rifiuto della proposta della salvezza. È l'opposizione all'amore di Dio, è il rigetto della grazia di Dio che porta l'uomo nella solitudine, a autocentrarsi su se stesso, sulle sue potenzialità, a vivere in maniera autoreferenziale la sua esistenza e le sue relazioni. In fondo il peccato è prodotto dell'orgoglio. Mentre togliamo l'esperienza di Dio e la presenza di Dio, cerchiamo di fare alleanza con ciò che possiamo controllare. E l'esperienza di Davide ripete questo motivo. Quando Davide abbassa la guardia e non ricorda più di essere il re che Dio ha messo sul trono, si ritiene orgoglioso a tal punto di poter fare quello che i suoi istinti, i suoi desideri, le sue passioni, schiavizzandolo, lo spingono a fare. Ecco allora il grido che fa verità. Sì, le mie iniquità io le riconosco. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che male ai tuoi occhi l'ho fatto. Così sei giusto nella tua sentenza, sei retto nel tuo giudizio. L'esperienza del peccato dunque fa prendere coscienza del limite del cuore umano. L'esperienza del dramma del peccato non permette a Davide di vivere fino in fondo il suo servizio. Egli si sente morire, si sente soffocare dalla colpa che egli porta in sé. E come noi sappiamo, anche il bambino che nascerà da Bezzabea morirà. E Davide avverte nel suo cuore la responsabilità di essere stato non più un servitore di Dio nella verità, ma un servitore del peccato nella falsità. È così che Davide ancora continua a gridare in questo salmo. Tu gradisci la sincerità del mio intimo. Nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Aspergimi con rame di issopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Chi ha vissuto l'esperienza del peccato e ne ha fatto il dramma della sua dimensione di umiliazione, adesso desidera essere purificato, risollevato, rimesso in piedi. E Davide crede che Dio può fare questo, solo Dio può fare questo. Perciò Davide nella seconda parte chiede attraverso la sua preghiera un cuore puro, uno spirito saldo. Chiede la gioia della salvezza di Dio perché possa insegnare ai ribelli le sue vie e i peccatori possano tornare
a Lui. E allora Davide con sincerità e con verità apre la strada del suo cuore al processo della guarigione, perché il peccato produce la ferita produce la morte. La ferita deve essere guarita dall'amore di Dio. Nulla può guarire il cuore che la misericordia di Dio. Ecco perché l'ultima parte di questo salmo recita così: Tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto, Dio, tu non disprezzi. Nella tua bontà fai grazie a Sion, ricostruisci le mura di Gerusalemme. La guarigione diventa una ricostruzione, non soltanto della vita di un singolo personaggio, ma della sua famiglia, della società, della comunità, del mondo intero. Possiamo dunque dire che il canto del miserere è un canto di fede nella misericordia di Dio, dove la verità del proprio peccato viene offerta come segno di speranza di un cambiamento radicale che dalla conversione porta alla guarigione, dalla guarigione porta alla ricostruzione della vita. Mai più peccato. Ricominciare con la grazia e fidarsi della misericordia di Dio.